Buongiorno, oggi vi propongo una ricetta a base di riso venere. Quindi qui abbiamo 2 etti e mezzo di riso venere, poi con zucchine, vedete queste sono 5 zucchine già spuntate e lavate che faremo a rondelle, pomodorini piccadilli e prezzemolo e poi qui praticamente ho 2 etti e mezzo di gamberi già ben puliti e sgusciati. Infatti vedete che qui ci sono tutti i carapaci dei gamberi e adesso faremo un biscuit di gamberi che ci servirà il brodetto appunto per andare a insaporire il riso. Invece il riso lo faremo cuocere bollendolo. Allora, per prima cosa facciamo un attimino una base di soffritto con prezzemolo, un po' di peperoncino e un filo d'olio. Appena l'olio sfregola e noi mettiamo subito i carapaci, vedete? Ho messo subito che ho iniziato a sfregolare. Poi un minutino e metteremo anche i pomodorini. Adesso ho messo anche i pomodorini, ora un pochettino d'acqua e lasciamo cuocere. Allora a questo punto aggiungo almeno un paio di bicchieri d'acqua, ancora un altro bicchiere e poi lasciamo cuocere per 40 minuti. Bene, vedete? Intanto metto così il coperchio a soffietto e lascio cuocere 40 minuti. Il riso è cotto, l'abbiamo fatto bollire. Il riso venere comunque è ottimo perché contiene un sacco di antiossidanti, addirittura più dei mirtilli, quindi è ottimo per tutto, per le ossa, per la glicemia, per il colesterolo, per chi è celiaco, è ottimo per tutto. Quindi, una volta bollito il riso, adesso faremo anche un attimino andare i gamberi e le zucchine. Olio e prezzemolo per i gamberi, adesso verseremo i gamberi perché l'olio sfregola. A questo punto facciamo sfumare col vino bianco. Un attimino, alziamo un po' la fiamma di più che così sfuma e poi ci versiamo subito le zucchine a rondelle. Vino sfumato, ho messo le zucchine, aggiustate di sale e pepe e lasciamo cuocere 10 minuti. Dopo i primi 5 minuti che cuociono i gamberi con le zucchine ci mettiamo questi pezzetti di zenzero assieme che poi andremo a togliere alla fine quando, vedete? Ok, quando metteremo il riso e anche i biscuit di gamberi. Allora, zucchine e gamberi sono a posto. Qui abbiamo poi il biscuit che è pronto, dobbiamo solo filtrarlo. Ai gamberi e alle zucchine ho aggiunto il riso venere e adesso metterò il brodetto e il biscuit filtrato. Eccolo qua, biscuit di gamberi filtrato e adesso lo andiamo a mettere assieme e lasciamo cuocere ancora pochino. Poi lasciamo cuocere ancora 5 minuti insieme col brodetto che abbiamo aggiunto e poi dopo spegniamo e impiattiamo. Per guarnire il piatto, poi alla fine, oltre che dei ciuffetti di prezzemolo, con questo attrezzino, in questo modo, facendo raspando sopra così, creeremo delle scorzettine proprio di limone, non la grattugia, che è diverso, no? Con questo serve proprio per creare le scorzette di limone e di arance, comunque di agrume o lime, tutto ciò che è un agrume, ok? Allora, ci aiuteremo sempre con il coppapasta, mettere prima il riso con i gamberi e le zucchine, e sopra poi metteremo i ciuffetti di prezzemolo e le scorzette di limone. Quindi faremo così, metteremo magari prima più riso e zucchine e poi i gamberi sopra per guarnire, ok? Ecco la scorzetta del limone, vedete come viene? Voilà, ecco qui il piatto riso venere. Con zucchine e gamberi, biscuit di gamberi e con le scorzettine di limone e prezzemolo per guarnire. Alla prossima, buona degustazione!